Tavoli solo su prenotazione e vigilanza privata in ausilio alle forze dell'ordine. È la ricetta per una movida anti-Covid sicura e ordinata dopo il caos generato a Pescara dalle orde del popolo dell'aperitivo a tutti i costi, che nel fine settimana appena trascorso hanno letteralmente assaltato i luoghi del ritrovo in voga tra i giovani in barba ai divieti anti-assembramento dell'ordinanza regionale firmata dal governatore Marsilio. E così, per correre ai ripari e correggere il tiro evitando la chiusura indiscriminata dei locali che penalizzerebbe la classe già provata dei ristoratori, ecco spuntare il piano della movida anti-Covid, come illustrato dall'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese, sempre che il giallo tenga e non maturi in un più castigante arancione nel prossimo fine settimana. Innanzitutto è doveroso fare un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine che lo scorso fine settimana si sono adoperati per evitare i fenomeni di assembramento. Dall'altro canto abbiamo dovuto constatare che il numero di persone che si è riversata nella nostra città è stato un numero davvero importante, quindi era molto difficoltoso contenere questo fiume di persone che si sono riversate per le vie del centro. Noi abbiamo ritenuto opportuno da subito avviare un dialogo con i commercianti, laddove almeno possiamo intervenire con i commercianti per sensibilizzarli a dare una mano all'amministrazione, perché è chiaro, quello che abbiamo visto non si può ripetere. Come giustamente ha detto il prefetto, in questa fase non possiamo e non dobbiamo pensare solo a noi stessi, ma dobbiamo pensare soprattutto agli altri. La volontà dell'amministrazione è chiaramente quella, almeno fin quando rimarremo in zona gialla, di non far chiudere le attività commerciali che stanno patendo davvero un anno terribile, quindi noi siamo al loro fianco in tutto e per tutto. Abbiamo cercato sostanzialmente, ieri nella riunione il sindaco Carlo Masci ha cercato quindi di dare quel che si suol dire un colpo al cerchio e un colpo alla botte, cioè da un lato ha chiesto con forza che le attività possano continuare a rimanere aperte, dall'altro però abbiamo chiesto dei correttivi, se così si può dire, e abbiamo stabilito una serie di provvedimenti. Il più importante è quello che si potrà chiaramente consumare solo su prenotazione, quindi questo dovrebbe garantire un alleggerimento delle persone che stazionano nella piazza. Ricordo che c'è anche un'ordinanza del presidente Marco Marsilio che vieta gli assembramenti in piazza, e poi chiederemo l'aiuto ai commercianti, perché insieme alle forze dell'ordine, insieme agli steward messi a disposizione da parte dei commercianti, cercheremo appunto di non far stazionare le persone all'interno della piazza.